Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati con molti che rivedo qua. Come è stato detto, provo a fare un punto della situazione, sperando che abbiate potuto vedere anche i materiali messi, per chi non li ha visti, in piattaforma del SIBI, del MIUR, dove tutto quello che dico si trova. Naturalmente, avendo fatto un piccolo sforzo di sintesi con le slide, dopo vi faccio mandare anche le slide per quel che può servire, di per sé ci sarebbe tutto sul sito. Adesso vediamo. Farei rapidamente questi tre passaggi. Il riferimento normativo iniziale per quanto riguarda il TOF, che rimane sempre al momento, non è stata ancora abrogata, visto che c'è una tendenza ad abrogare tutto quello che è stato fatto dai precedenti governi. La 107/2015 vi informo che è tuttora in vigore, quindi diciamo che se non viene abrogata con qualche atto, è quello che rimane ancora tutto. Il fatto che sia stata consentita una ripresa di questo strumento, per esempio come il piano triennale dell'offerta formativa, comunque depone, diciamo, a favore di una qualche forma di continuità. Poi riprendiamo la circolare del MIUR che dà queste indicazioni che avete visto da vari organi di informazione oppure avete già consultato. E poi riprendo qualche indicazione operativa, anche tenendo conto delle domande, delle FAQ cosiddette, che sono già arrivate al Ministero, probabilmente coincidono con qualcuno dei vostri dubbi o richieste, altri aggiungeremo. Allora, la nota è questa qui, si può scaricare tranquillamente da internet, e cosa dice sostanzialmente? Che rispetto alla prima fase, al primo triennio in cui si poteva fare il TOF come meglio si credeva, ricordate che abbiamo fatto anche qualche sforzo di individuare qualche punto di riferimento, qualche indice, questa volta invece c'è un format, è una modalità che il Ministero adotterà anche per altre cose a venire, cioè lasciare i primi 2-3 anni relativamente liberi e poi fissare qualche paletto. Quindi stiamo parlando di un documento che va in funzione nell'anno scolastico prossimo 19-20 e che appunto ha come orizzonte triennale il 22, quindi avete un anno a disposizione, poi vediamo anche come. La legge 107, ricordo che prevedeva un rinnovo entro ottobre, sostanzialmente diciamo avete una proroga adesso per quanto riguarda l'impostazione di quello che è in vigore e la possibilità di predisporre quello nuovo, poi vediamo come. Ecco, riprendo quello che ho detto nel 2015-16 nei vari seminari, che è sempre bene distinguere tra TOF come documento, cioè pezzo di carta più o meno lungo, più o meno elaborato, e il processo di sua elaborazione e gestione. Io ritengo che è più importante il processo del prodotto, diciamo così. Questo viene anche ribadito indirettamente nella stessa nota del mio. Quindi bene fare un TOF, diciamo, che abbia dei connotati di leggibilità, di chiarezza, di buona strutturazione. Però, girando per le scuole, male se questa roba qua è fatta da pochi o da uno solo e rimane praticamente inutilizzata o non messa a conoscenza delle famiglie, degli studenti, dei colleghi, eccetera. Ecco, lo ribadisco. Allora, partiamo dal 2015. Cosa rimane del 2015? Praticamente l'ossatura rimane. Allora, questo documento era stato pensato
lo ricordo proprio per fresco memoria, insomma, le cose che sapete, come lo strumento che dà gambe all'autonomia scolastica. Da dove si vede che una scuola si differenzia da un'altra? Si spera positivamente, perché ha una offerta formativa con qualche carattere distintivo, cioè ce n'è una standard, diciamo, e poi io come scuola, in particolare questo vale per le scuole paritarie cattoliche, caratterizzo la mia offerta. Quindi ho messo i riferimenti ai commi della legge 107, tuttora funzionanti. Lo scopo è appunto quello di dichiarare e comunicare l'identità della propria offerta formativa collegata alla propria istituzione e fare in modo che questa identità e questa distintività sia in grado di rispondere al meglio possibile alla domanda che viene dalle famiglie, dagli studenti, dal territorio. Qui nel 2015 avevamo detto il TOF non deve essere un adempimento, anche se molti purtroppo l'hanno anche assunto così, soprattutto girando per le scuole statali, è piuttosto diffusa, spesso è, ripeto, affidato a qualcuno che scrive una carta di cui quasi nessuno la conosce, salvo il pezzettino di quello che si continua a chiamare da molti il programma, anche se non ci sono più programmi. Per noi avevamo detto che è importante coinvolgere tutte le componenti della comunità educativa, interne ed esterne, e farlo soprattutto con gli insegnanti, no? Attraverso una riflessione condivisa. Questo rimane. Poi avevamo detto in particolare per noi cosa poteva voler dire, l'ho appena richiamato, cioè coinvolgere tutta la comunità, valorizzare le risorse interne disponibili, in particolare quelle degli insegnanti, e allargare la riflessione a dove vogliamo andare per migliorare sempre il nostro servizio e in che cosa possiamo innovare per migliorare. Questo collegato a uno sforzo di comunicazione e di trasparenza che abbiamo visto nel caso delle scuole paritarie spesso non veniva fatto, anche tante volte per, chiamiamola, umiltà, insomma, una certa reticenza a dire le cose, a qualche volta, diciamo, questo può essere una cosa saggia, non raccontare balle, diciamo, rispetto a quello che si fa, in qualche altro caso può diventare una forma, diciamo, che non fa capire al territorio, alle famiglie, quello che noi siamo in grado di offrire. Quindi abbiamo detto strumenti come scuola in chiaro, strumenti come questi documenti, dovrebbero diventare occasioni per raccontare quello che siamo e quello che facciamo, con anche coraggio, con come dire, onestà, però senza diciamo reticenze. All'epoca avevamo anche fornito uno schema di che cosa doveva contenere il TOF, avevamo detto un'introduzione, le priorità, le tipologie di offerta, anche la definizione dell'organico, che è, diciamo, con chi facciamo queste robe, insomma, insegnanti e personale anche non insegnante, se c'è, quali sono le attività extra fornite rispetto a quelle curricolari, il rapporto col territorio, la formazione del personale, abbiamo, se ricordate, avuto all'epoca un problema, nel senso che non avendo risorse molto robuste per fare queste attività, spesso era basato molto sul volontariato, sull'iniziativa. Cosa si pensa di fare anche per la formazione degli studenti, un po' quelli più grandi, e poi per le scuole secondo ciclo l'alternanza. Ecco, queste erano alcuni riferimenti che avevamo proposto. Adesso vedremo come questi sono presi. Rimane anche per il momento in vigore il riferimento più generale della legge 107, gli obiettivi prioritari. Cosa deve garantire la scuola del primo o del secondo ciclo ai suoi studenti in quanto cittadini italiani? Italiani in senso ampio, comprendo tutti quelli che, diciamo, noi ne abbiamo tanti che vengono anche da altri paesi, da altre realtà.
che però sono dentro la nostra Repubblica. Ecco, erano 17 obiettivi, se ricordate, che mettevano assieme dimensioni di cittadinanza, di inclusione e altri più collegati alle dimensioni culturali e anche alle dimensioni, diciamo, obiettivi più collegati anche all'occupabilità, nel caso del secondo ciclo. Ecco, questo rimane, no? E anche riferimento da un lato al RAV, rapporto di autovalutazione, e al piano di miglioramento. Sul piano di miglioramento rimangono al momento intatti i riferimenti precedenti. Sapete che sul RAV va prevista una sezione, che è la sezione quinta, che dice quali sono gli obiettivi di miglioramento. Nel TOF bisogna riprenderla e declinarla opportunamente nell'arco di 3 anni. Quindi il pezzo lì che definisce gli obiettivi da raggiungere a medio termine del TOF deve essere coerente e mutuato da quello che scriviamo nel RAV. Qui benissimo, i due ambiti per quanto riguarda il miglioramento sono le pratiche educative didattiche e quelle gestionali. Perché? Perché sono quelle il nostro potere, mentre il contesto è quello che ci troviamo e i risultati di apprendimento sono appunto gli obiettivi che cerchiamo di migliorare per quanto riguarda i nostri studenti. Poi avevamo richiamato velocemente che il rapporto intercorre tra il TOF e il piano di miglioramento, e qui, se ricordate, all'epoca eravamo tra uno schema libero e uno schema che veniva proposto da un ente strumentale del Ministero, che è l'INDIRE, che aveva proposto un suo modo di impostare il piano di lavoro. Questo è quello che, grosso modo, ci eravamo detti 3 anni fa. E rimane. Che cosa viene proposto per il 2018? Allora, quello che viene proposto lo trovate da qualche giorno sulla piattaforma TOF, si chiama proprio così, del MIUR, collegata al SIDI, dove si dice che dopo questi 3 anni si propone un format del TOF, quello che molti di voi avevano auspicato per fare le cose più sicure, e che serve sia per la progettazione del TOF sia anche per la sua visualizzazione sia ad uso interno che poi, se volete, essendo scaricabile in un formato PDF da mettere su Scuola in Chiave. I destinatari sono in particolare i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole statali e paritarie. Ecco, devo registrare con piacere che anche le ultime circolari, anche grazie alle iniziative della FIDAE e a tutti gli incontri avuti anche qua, anche sapete che adesso chi si occupa al Ministero di questa roba è Damiano Previtali, che insomma è molto vicino insomma anche alle nostre visioni dell'educazione della scuola, è abbastanza attento, insomma, quello l'ho sentito prima di questo incontro, mi ha ribadito che si trova tutto qui, non aveva altre robe. Che cosa trovate qui? Una guida operativa che vi accompagna passo per passo, io direi sostanzialmente a prova di stupido dal punto di vista della compilazione. Poi c'è tutto quell'altro discorso che dobbiamo fare. Poi trovate anche qui, soprattutto se dovete moltiplicare l'informazione con i vostri colleghi, 5 brevi video che vanno da 3 minuti e mezzo a 5 minuti e mezzo, per ognuno uno introduttivo. Il piano ce l'ho messo fatti bene, sul piano triennale si potevano benissimo ascoltare sostituendo me, insomma, dal punto di vista della, e gli altri 4 che vanno a coprire le parti essenziali su cui è strutturato, come vedremo adesso, il modello di TOF, cioè il contesto della scuola, le scelte strategiche, l'offerta formativa, l'organizzazione, poi c'è un quinto punto relativo alle modalità di valutazione.
se volete, in qualche modo è una roba che si avvicina alla RAV. Quindi fare questo nuovo TOF, praticamente il 70% ce l'avete già una volta che avete fatto l'operazione anche del RAV, perché potete anche importare diverse cose e quindi credo che l'operazione sia piuttosto semplice. Poi c'è il cosiddetto template, cioè la copia, sono poche pagine, di quello che a video vedete, insomma, no? Perché adesso io stesso per entrare dentro la piattaforma, non avendo il codice di una scuola, non essendo io abilitato, non posso farlo, se non andando presso una scuola posso farmi mandare il codice. A questo punto allora trovate anche il PDF di quello che c'è, per cui un lavoro preparatorio può anche essere fatto, molti amano ancora la carta, diciamo in questa direzione. Va bene? Quindi, soprattutto se dovete spiegare ai colleghi, fate vedere ad esempio il video numero 1, che è 5 minuti e mezzo, che vi dice in 5 minuti quello che io dirò in tre quarti d'ora, insomma. Ok? E togliamo l'alibi, non ci sono le carte, non si sa come fare, ma per questo come. Cioè, se uno va lì e si legge e si apre quello che c'è, c'è tutto. Se alcune cose non si capiscono, può essere, ma se non le capite ho dei dubbi sui livelli professionali, perché ho fatto io una prova, ho preso dei miei studenti, ti capisci di questa roba qua, che non sa niente di tutta una serie di robe, sì. Quindi attenzione adesso a dire che non c'è, per stavolta qua una poche volte che hanno predisposto il materiale. Fisicamente gli strumenti hanno queste copertine, quella che si chiama guida rapida, sono 66 pagine, in realtà ripercorrono le videate e dicono qui si fa clic là, quell'altro si mette così, questo si può aggiungere un file, cioè tutte quelle cose che ci siamo detti a voce nei vari incontri, li trovate e rispondono, ho fatto il conto al 90% di tutte le possibili invenzioni di domande che vi fate, perché più o meno insomma è una fantasia straordinaria a volte, però voglio dire, cioè il 90% viene coperto. Poi il cosiddetto template, sono 27 pagine, cioè la sintesi di questa roba a video, diciamo, e appunto i video tutorial. Quindi per la demoltiplicazione delle informazioni, come si fa, perché, cosa, avete adesso stavolta forza de dai, ti ho messo 5 anni per farlo capire, insomma, c'è sta roba. Sul piano pratico, la circolare del MIUR che ho detto prima, di ottobre, che cosa dice? Che bisogna predisporre il, diciamo, il PTOF e da un lato vi dà tempo di rivedere quello attuale con scadenza anno scolastico 2018-2019, perché possiamo inserire, ci sarà una riapertura insomma, e vi dà possibilità fino a gennaio 2019 per quello che era la scadenza prevista per ottobre 2018. Ok? Quindi se c'è qualche adattamento da fare potete farlo. Poi vedrete, anche se con qualche particolarità per la scuola paritaria, che nel fare le modifiche eventuali a questo TOF, in automatico vi va sulla piattaforma per il nuovo TOF. Ecco, nel caso vi anticipo subito, nel caso vostro di scuola paritaria funziona solo se i codici scuola sono uguali. Cioè, cosa è successo in questi anni qua? Sapete benissimo che essendo molte nostre scuole, soprattutto infanzia, primaria, molto piccole, tante volte ci sono N codici, dopo vediamo qual è la proposta che vi fanno, e quindi a un certo punto uno carica per quella cosa lì. Siccome è possibile adesso articolare, gli automatismi di passaggio tra i testi del vecchio TOF e il nuovo valgono solo per il codice relativo a quello con cui voi denominate la scuola di riferimento, ok? E
caso contrario dovete essere moltiplicati in TOF, non so, uno per la scuola primaria, uno per la scuola di primo grado, oppure per la secondaria, dovete ricaricare a mano, ok? Per la parte, però non mi sembra un grande problema. Il TOF 2019-2022 è il documento che va elaborato e di cui è possibile utilizzare questo nuovo format, assieme a un altro documento su cui oggi non parliamo perché non è disponibile un format, che si chiama rendicontazione sociale. Vi ricordate che a suo tempo abbiamo detto che la legge 107 prevedeva, oltre al piano dell'offerta formativa, oltre al RAV per l'autovalutazione, anche un documento della scuola dedicato a individuare qual è il valore aggiunto che la scuola dà al territorio. Mentre il TOF e il RAV dicono qual è il valore aggiunto che la scuola dà ai suoi utenti diretti, gli studenti, gli alunni, la rendicontazione sociale dice il fatto che questa scuola sta in questo territorio lo arricchisce. In che, se la togliessero, se la chiudessero, cosa verrebbe meno? È importante questa roba. E quindi, per noi, soprattutto, ma non solo per noi, e quindi questo trova spazio nella rendicontazione sociale. È lo strumento che forse voi conoscete magari per altre organizzazioni, ad esempio le cooperative sociali, si chiama bilancio sociale. Alcune scuole hanno anche paritarie, hanno adottato già questo strumento. Non è ancora stato predisposto un format, quindi siccome è nuovo anche qua mi lasceranno un po' briglia sciolta, mi inviteranno a pensarci, all'inizio potete trovare soluzioni diciamo semplici, lo stesso Damiano Proietari, tra l'altro ha scritto 3 anni fa un libro che si intitola qui bilancio sociale nella scuola, ecco, a cui eventualmente vi potete ispirare. Adesso noi ci concentriamo sul TOF. Il collegamento mi sembra abbastanza chiaro, è la carta d'identità della scuola dove vanno a confluire elementi ricavabili dal RAV, vedrete in una buona parte, quelli ricavabili dal piano di miglioramento che rappresentano diciamo le traguardi che devono essere impostati per il triennio, che possono anche essere rivisti annualmente ovviamente, e poi quando ci sarà quello che riguarda la rendicontazione sociale. Quindi un documento molto articolato, molto complesso, ma che vi viene in qualche modo facilitato attraverso questa strutturazione. Quindi ho messo, adesso non lo affrontiamo, che cosa intende per rendicontazione sociale, adesso non lo affronto. Andiamo sempre ad avvicinarsi agli aspetti operativi. Chi è che lo predispone? Rimane quanto era previsto, è elaborato dal collegio docenti in base agli indirizzi del dirigente. Nel caso vostro sapete che abbiamo questa situazione particolare che adesso è riconosciuta, siamo coordinatori, non abbiamo l'equivalente del dirigente scolastico delle scuole, moltissime scuole paritarie, quindi dirigente scolastico o chi per lui, ok? E poi deve essere deliberato al consiglio istituto. Quindi c'è il nucleo degli insegnanti, collegio docenti, che ha l'onere di elaborare questa cosa qua. Chi guida la scuola, qualsiasi sia l'organizzazione che avete, dà gli indirizzi, in particolare per quanto riguarda gli elementi identitari e aspetti più gestionali, e poi il consiglio d'istituto, dove sono presenti anche rappresentanti genitori, in alcuni casi degli studenti, eccetera, lo deliberano formalmente in modo che diventi l'atto della comunità scolastica, quindi sostanzialmente confermando quanto è già in vigore. La compilazione online è possibile con un'applicazione introdotta il 17 ottobre di quest'anno e appunto è corredata da video tutorial e un servizio FAQ. Tuttavia, siccome siamo in un paese che ogni tanto ha dei momenti di saggezza, diciamo raramente,
è facoltativa. Cioè, se lo fate di carta, non succede niente di drammatico, non vi mettono nella lista di proscrizione. Lo strumento online, secondo me, è molto più facilitante. Una volta che l'avete fatto la prima volta, dopo ci metterete un attimino di più tempo, ma insomma, per la primissima volta, vedrete che è molto simile a quello del RAM, per capirci. Dopodiché avete un enorme vantaggio anche nelle modifiche, nelle stampe, tutte queste robe qua. E soprattutto è a disposizione di tutti. Cioè l'elemento dell'online è che voi potete aumentare la dimensione del coinvolgimento, della trasparenza nei confronti anche della comunità interna ed esterna. E è congegnato questo format online in modo tale che dialoghi con il RAV, col piano di miglioramento e, quando ci sarà, con la rendicontazione sociale. Ecco, per cui l'impostazione vedrete che è molto... Cosa vi hanno proposto? 5 sezioni, quindi rispetto ai vari punti che noi nel 2005 avevamo detto essenziali, che sostanzialmente insomma riprendono, ecco, il buon senso. La scuola e il suo contesto, vi ricordo che il contesto è anche la prima sezione del RAV, no? Quindi analisi del contesto e bisogni del territorio, caratteristiche principali della scuola, ricognizione, attrezzature, risorse strutturali, risorse professionali, le ricavate già dal RAV. Potete farlo in modo più sintetico, ma non dovete scoprire l'acqua calda, caro mai, arricchite, aggiornate e via. Poi c'è le scelte strategiche, cioè dove andiamo. La prima è dove siamo, dov'è la nostra scuola. La seconda è dove andiamo e cosa diciamo pensiamo di fare. Ricavate dal piano di miglioramento, quindi prendete la sezione quinta del RAV e la sbattete dentro qua, sostanzialmente, e con l'occasione andate a vedere se avete scritto troppi obiettivi, come ogni tanto ho visto in alcuni dei vostri RAV. Avete messo un sacco di robe o avete scritto delle cose impossibili da realizzare. Adesso avete un esempio grande del governo italiano, cosa vuol dire scrivere robe che non si possono mantenere. Ecco, cercate di essere più bravi. Principali elementi di innovazione, le priorità e gli obiettivi formativi prioritari. Vi ho anche detto che questi obiettivi formativi già nel 2015 devono essere prioritari, cioè collegati alla distintività. Vogliamo essere una scuola inclusiva? Basta dirlo così, no? Concretamente poi come? Ecco, e lì fa la differenza tra... Insomma, l'altro giorno mi sono trovato in tutt'altro contesto con una mia università collegata dell'America Latina e lo slogan per loro, una realtà che sta in Ecuador, è l'università delle periferie. Capite che questo che i miei della comunicazione chiamano claim dà subito l'idea di come tutti i posizioni, che tipo di roba vuoi essere. Potete riassumerla anche in uno, potete dirlo in forma più descrittiva, però le scelte strategiche nei prossimi 3 anni noi puntiamo su queste robe qua. Ad esempio vogliamo aumentare l'inclusione accogliendo studenti di un certo tipo, vogliamo migliorare l'innovazione degli strumenti didattici, vogliamo riqualificare o sviluppare ulteriormente le competenze del nostro personale. No, queste robe vanno sui tempi. Poi c'è l'offerta formativa vera e propria, che è la pancia più grande di tutti i TOF che sono attuali, no? Dove quando va bene è la somma dei programmi, diciamo quando va male, volevo dire. Ecco, quando va bene è un modo di leggere questi dettagli che magari mettiamo in allegato per far capire insomma le cose fondamentali. Qui sono indicate dalla nota del Ministero iniziative di ampliamento curricolare, cioè il curriculum è quello lì, le indicazioni nazionali di vario tipo. Io cosa ci aggiungo? Inutile riscriverlo. Ho trovato dei PTOF che riscrivono le robe del MIUR, ma siamo pazzi, cioè le robe del MIUR le posso riprendere e le do per scontate e dico io come vado a cosa metto in più. Un conto che dopo debba informare i genitori di cosa è previsto, ma non occorre fare documenti giganteschi. Poi le attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale, questo ovviamente
vale per i colleghi vostri delle statali, in qualche caso avete qualche opportunità anche di intervenire qui. Piano nazionale scuola digitale oggi è visto come un elemento un po' discriminante, insomma, no? La cosiddetta scuola digitale, anche da questo governo. Quindi diciamo che qui mettete quello che è possibile, insomma. Io ho lasciato la dicitura che vale per tutte le scuole, comprese le statali, e con cui mettete quello che è possibile. La valutazione degli apprendimenti, cioè come voi valutate, voi, scuola, no? Quello che è previsto dalla circolare del TU, dal decreto 62-2017, utile a riscriverlo. Data quella roba lì, io cosa faccio di diverso, di più? Cioè. Poi i traguardi attesi in uscita dovrebbero essere quei traguardi sul profilo in uscita generale, in termini di competenze chiave, sono già messo le autocompetenze chiave. Voi su cosa puntate? Utile a riscrivere. Mettere le cose distintive, insegnamenti e quadri orari, anche qui per esempio potete avere un'articolazione che sul piano pratico non c'è il sabato, ci sono più ore, rientri il pomeriggio, ci sono dei moduli, ci sono queste robe qui, sì, mettete come distintive. Inutile scrivere che un percorso di istituto tecnico di 1056 ore l'anno, lo sanno tutti, insomma, inutile scriverlo. Invece come faccio io quelle 1056 come distinto? Il curriculum d'istituto inteso come qualcosa che caratterizza il vostro istituto, quindi che parte dalle indicazioni nazionali, ma che poi viene, per esempio, uno può dire io potenzio le lingue straniere, qua dovrebbe venire fuori, no? Questa, su cosa si caratterizza? Potenzio delle attività di personalizzazione, su cosa, che riguardano che cosa? So, le competenze chiave di cittadinanza, alcune dimensioni più culturali. L'alternanza scuola-lavoro, visto che adesso l'hanno fatta evaporare più o meno, qualcuno potrebbe decidere che comunque la mantiene, oppure no, è molto d'accordo, anzi avrebbe voluto l'abolizione totale, ecco, diciamo, dipende. Azione della scuola per l'inclusione scolastica. La quarta sezione, anche qui se date un'occhiata e prendete il RAV, è il punto 3A del RAV e l'organizzazione del punto 3B, no? L'uno si chiama le pratiche didattiche e l'altro si chiama le pratiche organizzative, quindi avete molta, come dire, molta analogia. Qui la scuola statale deve mettere queste cose che per voi sono meno rilevanti, il piano di formazione personale docente, personale ATA, perché? Perché ha ricevuto euro a differenza di voi, quindi deve dar conto lì come li spende, e sono euro importanti, cioè girando per le scuole statali, talora anche le sprecano. Senti, un mega piano nazionale di formazione docenti, purtroppo si sta, come dire, frammentando in micro iniziative poco collegate tra di loro. Detto anche al ministro, al vice ministro, insomma, datevi da fare, insomma, qua. Il modello organizzativo, questo sì, varia rispetto alla scuola statale per voi, l'organizzazione degli uffici in modalità di rapporto con l'utenza, molti hanno gli spazi di ascolto, lo sportello, tutte queste cose qua per gli studenti, mettete quello che avete voi, e poi le reti e le convenzioni attivate, questo l'abbiamo già detto, ivi comprese reti nel caso siano una stessa congregazione che fa ad esempio le cose. E poi la sezione quinta è il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione. La prossima pubblicazione è riferito alla rendicontazione sociale, cioè daranno delle indicazioni più precise. Questa corrisponderebbe, se volete, un pochettino alla sezione 4 del RAND, no? Che dovreste aver compilato. Qual è la nota importante secondo me? Che queste sezioni non sono obbligatorie fisse, potete modificarle e adattarle. In alcuni casi potete non compilarle perché non pertinenti. Mentre sul RAV dovete compilare tutto, qui, siccome è uno strumento per voi, potete avvalervi dello schema base e riempire quello che voi ritenete e modificare anche e aggiungere. È chiaro questo? Quindi che non era fuori, ma
questo dovrebbe aiutare a contenere la logica dell'adempimento. Bisogna scrivere quello di voi. No. In questo caso vi avvalete di uno strumento che avrebbe il vantaggio di, se lo più o meno non lo snaturate del tutto, di avere anche una comparabilità. Per esempio, scuole che aderiscono alla stessa congregazione, associazione, eccetera, potrebbero condividere alcune cose che mettono dentro, e almeno tra quelle scuole lì, oppure potete farlo a livello di rete territoriale. Le scuole per territoriale si danno dei criteri su alcune cose, ribadiscono questo aspetto qua o aggiungono questo. Le scadenze sono queste. La prima è stata prorogata, che è la revisione dell'attuale TOF, al 31 gennaio 2019. L'apertura della piattaforma per il nuovo TOF è avvenuta da qualche settimana. C'è stato qualche problema di collegamento che non funzionava. Adesso, se non funziona il collegamento, l'accreditamento, anche se è guidato tutto passo a passo, avete sempre l'ufficio del dottor Brilitani che vi dà le risposte, c'è scritto tutti i riferimenti telefonici e mail, se non funziona. Poi dovreste analizzare i risultati primi dell'attuale TOF, cioè questi prossimi mesi, voi dovreste dire ma com'è andata rispetto a quello che avevo scritto nel 2016. E questo vi serve per essere più realisti o essere più ambiziosi, dipende se eravate stati troppo cauti, no, per questo nuovo TOF. Poi ci dovrebbe essere, le scuole statali, c'è il cosiddetto atto di indirizzo del dirigente scolastico, cioè formalmente il TOF viene predisposto come allegato a un atto di indirizzo. In caso vostro non avete questo definito, però da qualche parte, insomma, dal libro del Consiglio d'Istituto, insomma, qualcosa, sarebbe bene che ci fosse una tracciabilità. Poi, come ho detto prima, l'approvazione, la predisposizione al collegio dei docenti, l'approvazione del Consiglio d'Istituto. A seguire la rendicontazione sociale per fine dicembre, è la modalità, vuol dire che fra mese 2 vi daranno anche lì uno schema, però avete tempo fino a dicembre 2019 per fare la rendicontazione sociale, che è un documento correlato, diciamo, di ulteriore supporto e che ha quella funzione produttiva. Come si accede alla piattaforma? Allora, si hanno i codici, normalmente i dirigenti, nel caso vostro i coordinatori o comunque chi ha questa abilitazione, può entrare e anche autorizzare dei docenti referenti a entrare, un po' come è venuto per il RAM. Ok? E poi, quindi, prendete il vostro codice, provate ad andare dentro, se non funziona andate a chiedere eventuali, anche perché qualcuno può aver chiuso una certa sezione della scuola, può esserci stata una fusione, può essere varie cose che non funzionano. Le scuole che decidono di utilizzare la piattaforma TOF avranno a disposizione una funzione per pubblicarla direttamente su Scuola in Chiaro quando siete sicuri. Quindi, più avanti, insomma, no, cioè non prima della metà del prossimo anno, per l'avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, a un certo punto decidete di pubblicarla, in modo che quello che magari in sintesi spiegate ai genitori, chi vuole se lo trova con quella. Sì, assolutamente. Allora, lì ci sono state, quindi dovete sempre dire, adattare, successive comunicazioni. Questo è quello che è scritto sulla circolare. Dopodiché è venuto dopo questa roba qua. Quindi io adesso ho riportato, come abbiamo detto, la fonte della circolare. Potrebbero esserci degli altri aggiustamenti. Quello che ho sentito è che sarà possibile comunque avere una riapertura anche in primavera per fare gli allineamenti,
nel momento in cui voi cominciate a costruire sulla piattaforma il top nuovo, potete andare a rivedere anche parti del vecchio TOF. Ecco, è spiegato in un altro passaggio tecnico, perché sennò entro molto in dettaglio. Quindi tenete come riferimento questa data unicamente per vedere se ci sono delle robe consistenti che non funzionano. Perché è strano che vi accorgiate adesso di una roba, cioè che sia dal 7 al 31 gennaio, non è che cambia in modo così decisivo, no? Quindi cambiate, modificate solo se ci sono robe che vi sembra non siano state, avreste dovuto farlo entro il 31 ottobre. Quindi se non avete fatto entro il 31 ottobre, ok, però non è che, insomma, i casi sono due: o avete toppato in modo clamoroso il vecchio TOF, e quindi voglio dire, procedete a una revisione radicale, quasi una Rolex nuovo, oppure fate gli aggiustamenti essenziali, tenendo conto che dopo non è che vi viene impedito di rimettere mano, ci sarà un'ulteriore finestra di allineamento man mano che andate avanti con questa roba. Quindi di questo mi preoccuperei abbastanza poco, cioè quello che conta è non se sono autorizzato a modificare, entrare dentro, ma se quello che ho scritto alla luce dell'esperienza di questo annualità e mezza è rispondente o meno, sono stato troppo alto negli obiettivi, troppo basso, e positivamente o negativamente sono successe delle cose che non credevo, e quindi ne tengo conto. Non vi dice niente nessuno, cioè se anche dopo hai in mente ma potevo mettere questa roba qui e si è chiuso il 7 di gennaio, non succede niente, è chiaro? Cioè, perché l'ottica adesso è il travaso intelligente tra il vecchio e il nuovo, e quindi avete tutto il primo semestre 2019 dopo nella sostanza, ok? Quindi tenete sempre la distinzione, quello che è essenziale, questo documento è un modo per capire come abbiamo operato noi, in fondo è una specie di autovalutazione alla fine sul campo, no? E cosa possiamo prevedere pur nell'incertezza che tutti viviamo nei prossimi tre anni. Quindi prendetela molto serenamente, l'ho anche chiesto proprio, molti mi hanno posto questa domanda qua, no? Ecco, cioè cerchiamo di, c'è già abbastanza casino in giro, cerchiamo queste robe qua di essere sereni partendo da cose essenziali, fondamentali, educative che ci stanno qua. Carta in più, carta in più, si risolve, ok? C'è tutto il percorso di accesso, qui andate dentro nel CD, l'ultimo dei bottoncini, anche se è scritto piccolo, però quando andate dentro è appunto quello nuovo che si chiama piano triennale dell'offerta formativa. Schiacciate lì e si apre un qualcosa che naturalmente vi lasciano aprire se il codice dell'accesso, diciamo, è quello giusto. Formalmente si presenta così, con queste 5 sezioni che vi ho detto prima, quindi il contesto della scuola, le scelte strategiche, l'offerta formativa, l'organizzazione, poi le modalità di monitoraggio e valutazione. E per ognuna di queste fate più o meno tipo RAV. In alcuni casi potete anche fare copia e incolla della RAV e adattare in forma sintetica. Ok? Questo è grosso modo. Allora, facciamo l'esempio. L'esempio concreto di quello che allora il cosiddetto template, sure.
Allora, sto fisicamente sono 27 pagine, no? Fisicamente così. Queste 27 pagine hanno all'inizio la sezione che dell'indice che dice i 5 contenitori, e per ognuno di questi, come il RAV, ci sono le righe che voi potete, ad esempio c'è analisi del contesto dei bisogni del territorio, e lì potete mettere dentro gli elementi ricavati dalla sezione 1 del RAV fondamentalmente. Poi c'è la parte anagrafica, nome del plesso, della scuola, eccetera, la ricognizione sulle attrezzature, eccetera. Per ognuna di queste robe qua c'è uno spazio in cui voi potete aggiungere anche un documento, c'è scritto eventuale approfondimento, cioè al di là dell'aspetto essenziale schematico previsto, voi potete aggiungervi un file di approfondimento se per esempio avete qualcosa di più strutturato. Quindi in forma essenziale, faccio l'esempio, sulle attrezzature c'è scritto biblioteche, aule, strutture sportive, servizi, attrezzature multimediali. Potete mettere qualcosa di molto sintetico e poi fare riferimento, se avete ad esempio un documento che illustra questo in termini più. Quindi per ognuno di questi c'è una struttura ad albero di approfondimento, un po' come sul RAV, che va proprio molto passo a passo di quella del RAV. Anche la seconda sugli le scelte strategiche trovate priorità desunte dal RAV, priorità e traguardi in termini di risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave europee e risultati a distanza, va in pari passo con RAV. Poi obiettivi prioritari individuati dalla scuola sono quei 17 della legge 107, voi individuate quei 3-4 che secondo voi sono oggetto, quindi non è che dovete reinventarli, naturalmente potete aggiungere se quella formulazione non vi convince, cose di questo genere. Poi c'è piano di miglioramento, esattamente riprendete quello che avete messo e i percorsi collegati. Poi c'è principali elementi di innovazione, ad esempio la sintesi, poche righe, aree di innovazione, reti, collaborazioni esterne, spazi, infrastrutture o un'altra area, per esempio avete fatto innovazione attraverso i partenariati, avete costruito un nuovo edificio, avete informatizzato, digitalizzato tutta la scuola, progetti a cui voi avete partecipato e avete questo passo. Poi l'offerta formativa vede i traguardi attesi in uscita, a seconda ovviamente del tipo di scuola, primaria, secondaria, primo o secondo grado, il plesso per plesso, gli indirizzi di studio se sono previsti, insegnamenti quadro orario, e qui vi guidano già primo, secondo, terzo anno, quarto, quinto, seconda, per discipline ad esempio, laddove questa cosa qua sia connotativa della vostra scuola. Se volete magari più analitico potete sempre allegarlo. E qui è previsto distinto per ordini. Infanzia, primaria, secondario primo grado, secondario secondo grado, che era uno dei problemi che avevamo visto l'altra volta. Nel secondo ciclo anche l'alternanza, come vi ho detto, le attività di ampliamento dell'offerta o curricolari, poi se avete previsto qualcosa sulla parte di scuola digitale, valutazione di apprendimento, insomma, esattamente quello che vi ho citato prima. Ok? Quindi il format non fa altro che dettagliare in forma strutturata, che dopo rimane, che è modificabile, che è trasportabile, che è stampabile, quello che è stato detto prima. Per quanto riguarda questo è PDF, ovviamente lo può
l'altra guida operativa, diciamo, la trovate in questo modo qua. Qui c'è l'indice e qui ci sono tutte le istruzioni minute, se chi non l'ha letto ovviamente, che abbiamo appena detto, e cosa dovete fare per inserire i vari robot, cioè i click da fare, no? Che ci sono, proprio è guidato passo passo per ciascuna delle faccende. Vi ripeto, assomiglia molto a quello che è stato fatto per il RAVE, ok? Fanno anche degli esempi, no, di cosa si può scrivere dentro, va bene? Ecco, quindi con questo strumento qua, più quello che c'è sulla piattaforma, secondo me per la parte compilazione in senso stretto non dovreste avere problemi. Chiudo partendo da una serie di FAQ che sono già arrivate. Intanto che voi avevate il tempo di leggere questa roba, sono arrivate una serie di domande, quindi queste le possiamo scorrere rapidamente. Quando sarà aperta la piattaforma, vi abbiamo già detto. Il RAL che attualmente le scuole hanno a disposizione è quello pubblicato a fine giugno 2018. È prevista la riapertura del RAL prima del PTOF? Sì. E il periodo, oltre la scadenza delle iscrizioni 7 gennaio 2019, vedete che c'è scritto aprile-giugno 2019, potete avere un'altra finestra ancora, quindi siamo salvi. Okay? Ecco, questo fatto dell'eventuale revisione, qui l'ho messo come avvertenza, le scuole però non è che devono aspettare a giugno per fare il nuovo PTOF, potrebbero sfruttare questi mesi per fare appunto una riflessione, no? E per facilitare le analisi, le scuole che scelgono di utilizzare la piattaforma presente nei siti possono inserire le priorità e i traguardi così individuati nella sottosezione priorità desunte dal RAL, presente nella sezione 2, eccetera. Conseguenzialmente ciascuna scuola progetta i percorsi di miglioramento attraverso la sottosezione piano di miglioramento. Cioè, lavorando sulla parte del RAL avete degli automatismi di importazione da questa parte senza perdere un sacco di tempo. Questa è la sostanza. Altra domanda, la scuola deve, questa è vicina a quella che facevate voi, ma la scuola deve compilare tutte le sezioni o sottosezioni presenti nella piattaforma TOF per riuscire a generare il documento? No, si genera lo stesso, anche se è parziale. Può anche scegliere di mettere altri contenuti e questi naturalmente vengono poi stampati. Perché alcune sottosezioni sono contrassegnate da asterischi? Posto una domanda a una scuola. Perché diciamo l'indice è modificabile e dice qui per alcune sottosezioni vengono contrassegnati da asterischi i campi che la scuola deve necessariamente compilare qualora abbia scelto di confermare l'inserimento della voce nel proprio PTOF. È un tecnicismo, se volete, per dirvi come certe domande sono molto anche minute, diciamo così. Perché la sottosezione curriculum è proposta per ciascun plesso della scuola? Non basta scrivere il curriculum una volta sola. Allora la piattaforma è costruita in modo che la scuola abbia uno spazio riservato a tutte le sedi che lo compongono, se vuole. Naturalmente, diciamo, dipende da voi la suddivisione del curriculum. Poi torniamo per le scuole che parlare su questo. Come si pubblica il PTOF su Scuola in Chiaro, che qui c'è una funzione, genera PTOF, quanti allegati posso caricare? Ogni volta che tu carichi un allegato, la scuola può caricarne uno, purché abbia scritto nel box il testo corrispondente. Tuttavia, si suggerisce di non eccedere nel caricamento di allegati, che renderebbe molto dispersiva la lettura del PTOF da parte delle famiglie. Siamo una scuola paritaria e non riusciamo a profilare i docenti all'utilizzo della piattaforma. Come dobbiamo procedere? E qua vi dicono alcune avvertenze che naturalmente risalgono ai codici in possesso della scuola e eventuali autorizzazioni da fare. Quindi questa roba potrebbe prorsi, secondo me, nella primissima fase, ma dopo si supera. Avviso per le scuole paritarie. Si comunica che dal lunedì 5 novembre
L'accesso alla piattaforma è reso disponibile anche per le scuole paritarie. E qui si dice: i coordinatori della scuola paritaria che hanno compilato e pubblicato il RAV, nel caso in cui siano anche profilati al SIDI, sono abilitati in automatico all'applicazione del TOEFL. A meno che non gli abbiate cambiato nessuno. Poi sarebbe opportuno tuttavia che la scuola paritaria generassero un unico TOEFL per tutte le sedi che la compongono. Ecco, questa è una scelta che dovete fare voi. Essendo il piano triennale dell'offerta formativa un documento unitario dell'istituzione, tuttavia una scuola potrebbe avere specifiche esigenze di differenziazione. In questo caso, su segnalazione, è possibile chiedere di associare più codici meccanografici della stessa utenza del coordinatore abilitato al TOEFL, seguendo la stessa procedura indicata prima. Ecco, quindi vi dà la possibilità sia di differenziare, pur consigliandovi di non disperdere troppo perché avete N. Ecco, questa è una scelta che prima era praticamente impedita e adesso vi viene data come possibilità. Sì? A chi volete comunicare le cose, insomma, no? In quel caso dovete trovare delle forme, in questo caso contrarie all'ipotesi di questa di accorpamento del codice meccanografico, dovrebbero darvi un codice meccanografico distinto. Quindi prima decidete cosa volete fare ai fini della comunicazione, dopodiché sanate l'eventuale questione dal punto di vista del sistema informativo. Io dico che bisogna sempre partire così, no dal problema del codice e del sistema informatico, ma da quello che voi avete attualmente di fare. Siccome adesso è possibile tutte e due le robe, sia fondere che diciamo distinguere, vedete voi quello che vale la pena. Ecco. Poi dopo dovete chiedere ovviamente la separazione con tutti i pro e tutti i contro che la separazione. Qui è ripetuta la domanda: siamo una scuola paritaria composta da più scuole, ognuna con un proprio codice meccanografico. Questa è quella più frequente, il contrario della tua. Quanti TOEFL dobbiamo scrivere? Le scuole paritarie possono scegliere se fare un unico TOEFL o più TOEFL per quante scuole le compongono. In questo secondo caso, il coordinatore abilitato l'applicativo deve chiedere al referente per la sicurezza delle USR di riferimento che la propria utenza sia associata a più codici meccanografici o al contrario. Ok? Quindi vedete già da queste prime FAQ che si entra anche sui rispetti operativi. Cioè il messaggio che io ricavo è molta più flessibilità di prima. Ecco, e questo dovrebbe essere per noi vantaggioso ai fini di impostare una cosa più vicina alla nostra organizzazione, diversa dalla scuola statale, e nello stesso tempo salvaguardare attraverso modifiche alla struttura anche le nostre peculiarità. Quindi credo che abbiamo fatto uno sforzo positivo dall'altro lato. Ok? Ultimo punto riguarda il rapporto tra il TOEFL e il piano per l'inclusione, se ne avete, perché questo qui dovrebbe essere associato, sapete che c'è il decreto 66-2017 sui BES, per capirci, no? Che prevede piano di inclusione, e quindi questa roba qui e un'altra roba ancora dovrebbe essere ricondotto al TOEFL. Cioè io metto una sezione, potrei rafforzare, che diciamo, questo è scritto nella circolare di ora, questa roba qua. Quindi siccome per noi questo può essere importante, per evitare duplicazioni di carte potete agganciarlo più essenziale anche, sempre ottemperando comunque il dispositivo del decreto 66, quello sui BES. Non so se questo avete avuto modo di rispondere.
prevedo una scia come lo sciame sismico, diciamo, ecco, di cose, no? Quindi cercherei di stare molto sui nuclei essenziali, sulle cose solide. Poi le altre cose vediamo i primi sei mesi del 2019 se vengono ulteriormente smontate rispetto al 107, perché l'operazione politica è in corso del smontaggio del 107, no? No? Quindi diciamo che ci sono robe inerziali e cose che si possono fare. Ecco, siccome però non sappiamo bene dove si va a parare, guardiamo invece che alle carte, a quello che stiamo facendo noi per i nostri studenti, le nostre utenze, le nostre famiglie. Quello è il cuore. Poi gli aggiustamenti, diciamo, documentali, secondo me vengono dopo. Ecco, per il momento stiamo su questa linea qua, è una nota del mio, insomma, che uno si è inventato, e la vista, il capo di dipartimento, la Palumbo, la vista, diciamo, il sottosegretario Giuliano, la vista ovviamente il ministro, eccetera, eccetera, quindi diciamo che per l'anno scolastico in corso non dovrebbero esserci cose sconvolgenti. È possibile che magari su altri piani vadano a toccare. Faccio un esempio banale: la riforma dell'esame di Stato per il secondo ciclo, che è stata licenziata da qualche giorno, contiene dentro una contraddizione rispetto all'articolo, sì, al decreto, diciamo, 62 sulla valutazione e alla norma sull'esame di Stato, che non è stato modificato. Io ho detto al ministro, cioè, guarda che è contraddittorio, ma ci sta, cioè, nel senso che un po' alla volta andranno a sanare. La sostanza però è che ci sono dei quadri di riferimento, delle griglie di valutazione, e che non c'è più la terza prova, che la seconda è articolata in due, una nazionale e una locale. Questa è la sostanza, che come dire, l'adattamento della norma potrà anche venire successivamente. Ecco, io... al TOEFL 2015, 18, 19, 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 19